Parliamo un po' di questo inizio, di queste quattro vittorie consecutive. Siete l'unica squadra di Superlega che ha fatto imbattuta tra Supercoppa e campionato. Era l'inizio che ti immaginavi? È l'inizio che avevate immaginato tutti quanti? Vabbè, diciamo che sono quattro vittorie in due competizioni diverse, quindi non contano le due a Supercoppa. Diciamo che è un buon inizio. Siamo partiti col botto e questo non può che farci bene. Ci ha dato motivazione in più, ci ha dato consapevolezza, però logicamente, come ho già ripetuto in altre occasioni, la Supercoppa è un punto di partenza, è un punto che dove dobbiamo prendere le cose positive, ma soprattutto quelle negative, dove lavorare e dove migliorarci. Al centro c'è inevitabilmente competizione tra te e Mazzone e Holt, è qualcosa che vi stimola e che vi stimola a fare sempre meglio? Beh, quello sicuramente, siamo due centrali titolari della nazionale italiana, due centrali titolari della nazionale americana, quindi logicamente la competizione c'è, però questo logicamente in un campionato, in un calendario così fitto, dove giochiamo ogni tre giorni, dove arriviamo da sei mesi in nazionale, dove abbiamo avuto tre settimane di stop e basta, logicamente c'è anche la possibilità di rifiutare un po' e di non fare tutta una tirata fino alla fine. E la competizione penso che nel nostro lavoro ci può far solo che bene se si vive in modo sportivo e professionale, perché logicamente tu devi cercare sempre di conquistarti il posto e di dimostrare all'allenatore che devi giocare te. Quindi io penso che può darci quella cosa in più per andare oltre il nostro livello attuale. Ravenna ha tenuto testa per 2-7 Civitanova, ha vinto in maniera anche piuttosto netta contro Milano l'esordio, che gara sarà? Una squadra che ha cambiato alcuni elementi, altri forti dello scorso anno invece li ha mantenuti. Ma diciamo che ha cambiato quasi 5-7 minuti su se stesso, ha tenuto il libero uno schiacciatore, quindi ha cambiato palleggiatore, l'opposto che dovrebbe essere Argente, che lo conoscete bene. Però adesso sto giocando questo ragazzo del Lussemburgo che però sta martellando in modo importante. Ha un ragazzo che secondo me sarà il futuro della nazione italiana, che è Roberto Russo, che fa il centrale. E quindi è un palleggiatore che sa dita, che ha un'esperienza importante dopo tanti anni in Serie A. Poi ha avuto questo parente di francese, dove penso che abbia potuto giocare con continuità e comunque acquisire alcune cose che magari a te non ci sono, e quindi come ripeto, logicamente sarà una partita ancora piuttosto di quella di Castellanzo, perché ci sarà un palazzetto pieno, che poi qua ad Andrea è sempre una bolgia quando si gioca contro soprattutto le prime quattro, e sarà molto bello. Sarà un'atmosfera veramente bella.